è svolta sabato 10 marzo presso l'Holiday Inn Room Aurelia la conferenza strategica e di programmazione del Centro Sportivo Italiano con 12 tavoli tematici di confronto, analisi e approfondimento. Nuovo appuntamento con Is Factor, conferenza voluta fortemente dal Centro Sportivo Italiano, un'occasione per i territori e la base associativa, attraverso la loro partecipazione e il loro contributo attivo, al centro del rilancio del progetto culturale e sportivo del CSI, dal titolo Se non ora, quando? Se non ora, quando? Questo è il motto per il rilancio del progetto culturale e sportivo del CSI. Sì, questo è il motto perché ci stiamo confrontando con il territorio. A Roma oggi sono confluite 180 persone da tutto il territorio nazionale per confrontarsi e per dare delle indicazioni a quello che sarà il CSI di domani. Cioè, la Presidenza nazionale ha voluto questo confronto proprio per trovare le soluzioni e a far sì che i nostri utenti, i nostri tesserati abbiano un'attività sportiva a misura d'uomo che si aspettano dal CSI. E questo credo che sia il modo migliore anche per avere dal territorio le indicazioni che servono per fare le cose nel migliore dei modi. È stata un'occasione cruciale per un importante componente dello sport italiano. Il primo momento ufficiale di confronto per il CSI, a pochi giorni dalle elezioni, durante le quali ha proposto un decalogo di interventi a tutti i partiti per porre lo sport al centro delle politiche pubbliche. L'incontro ha visto 12 tavoli tematici come strumento di dibattito, analisi e approfondimento tra i partecipanti, abbracciando argomenti differenti, spaziando dai servizi per il territorio e i mercati alla formazione e i giovani, dalla dirigenza sportiva alle relazioni con gli altri sportmaker. 12 tavoli tematici, e che cosa sta emergendo da questi tavoli? Ma stanno emergendo delle richieste anche nuove rispetto allo sport. Lo sport è in evoluzione continua, e cioè la società è in evoluzione continua. Ci sono delle esigenze nuove che riguardano sport nuovi, che riguardano gli sport tradizionali. Nel metterci un po' a confronto abbiamo scoperto che sul territorio si fanno anche tante cose belle che non vengono messe in rete. Questo è anche un modo per mettere in rete tutto quello che si fa sul territorio. Le buone pratiche naturalmente finiscono per essere veicolate su in tutti i comitati e si trova delle buone soluzioni per dare ai nostri associati uno sport sempre migliore. L'incontro è servito ad orientare le scelte strategiche e la direzione del percorso CSI alla luce delle ultime idee di sport, delle nuove opportunità per le società sportive, degli aggiornamenti legislativi e delle collaborazioni per i rapporti con le federazioni e gli altri enti. Durante il lavoro dei tavoli tematici c'è stato anche dello spazio per momenti di confronto con esponenti di rilievo del mondo sportivo e delle istituzioni nazionali. A margine della giornata, il presidente nazionale del CSI Vittorio Bosio ha preso la parola, sintetizzando le tesi e le conclusioni emerse da tavoli per tradurle al meglio in impegni associativi. Lei parlava di sport sempre migliore e il ruolo del CSI, diciamo, dove vuole arrivare? Qual è il punto di arrivo? Il CSI vuole arrivare dappertutto, vuole arrivare al cuore delle persone, vuole dare la possibilità a tutti di fare attività sportiva, di farla in maniera corretta, sana, di fare un'attività sportiva che sia a misura d'uomo. E questo è un motto che abbiamo utilizzato nei nostri 70 anni di storia, lo vogliamo riaggiornare proprio nel nuovo progetto sportivo culturale per far sì che i giovani, soprattutto perché puntiamo molto sulle fasce giovanili, abbiano dal CSI quello che si aspettano. Questo è il convegno di oggi, è solo un punto. Naturalmente la vostra associazione farà altri interventi del genere, sempre in costante contatto appunto per rilanciare i giovani e avvicinarli al mondo dello sport.
questa è una tappa di tutto il nostro percorso che stiamo facendo, perché il percorso di condivisione con il territorio abbiamo ritenuto che sia quello che metterà nel centro sportivo lo sport al centro e la persona al centro, che è quello che vogliamo, e soprattutto che darà alle persone che fanno sport col CSI quello che veramente si aspettano, per il benessere fisico della persona e anche per il benessere morale della persona.